Professor Alberto Dalmolin, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Scuola di Medicina, Università del Piemonte Orientale. Lei è anche coordinatore del corso di laurea magistrale Scienze Infermieristiche Ostetriche e coordinatore del corso di laurea infermieristica ASL di Biella. A che punto siamo con la ricerca assistenziale? La ricerca assistenziale non è altro che quella ricerca che pone la sua attenzione su quei problemi che quotidianamente gli infermieri vanno ad incontrare nella cura dei propri pazienti. A livello internazionale la ricerca in ambito appunto assistenziale ha sicuramente avuto negli ultimi anni un grosso impulso, si è particolarmente sviluppata grazie alla nascita delle scuole di dottorato a livello internazionale. Nel 2009 Halberg in un editoriale ci evidenziava proprio questo incremento importante della ricerca infermieristica. Anche in Italia studi ci stanno dicendo in questo momento che gli infermieri stanno producendo ricerca nell'ambito appunto assistenziale e l'evidenziazione appunto che si sta portando avanti è come proprio l'ambito assistenziale abbia bisogno di ricerca e abbia bisogno quindi di infermieri formati per poter condurre ricerca in questo ambito. Al quinto convegno nazionale FADOI è evidenziato anche il problema di fare ricerca con al centro la persona, quindi il ruolo dell'infermiere è fondamentale in questo senso. Assolutamente, assolutamente sì, infatti la ricerca assistenziale deve proprio prestare la sua attenzione, il focus di attenzione proprio i problemi che i pazienti hanno e che quindi gli infermieri incontrano durante la pratica clinica. Quindi il paziente deve essere, cioè la ricerca assistenziale, ma come tutta la ricerca, deve nascere da problemi del paziente e quindi poi deve, dai problemi che ha il paziente, deve condursi la ricerca partendo dal problema del paziente e poi i risultati devono quindi riversarsi sul paziente. Quindi assolutamente il paziente deve essere assolutamente al centro della ricerca. A livello europeo la formazione, l'aggiornamento anche degli infermieri con Europass e una serie di azioni è fondamentale. Quali sono i passi anche per l'Italia? In questo momento sulla formazione l'Italia ha concluso, possiamo dire, l'intero iter formativo, perché gli infermieri si formano all'università da quasi più di 20 anni. In questo momento da molti cicli sono attivi dottorati di ricerca disciplinari in scienze infermieristiche. Assolutamente in questo momento dobbiamo essere consapevoli del fatto che gli infermieri si stanno formando a livello di dottorato di ricerca in scuole disciplinari, quindi scuole di dottorato di scienze infermieristiche, ma si stanno anche formando in scuole di dottorato non strettamente di scienze infermieristiche, cosa assolutamente di valore che deve essere anche questa sostenuta per lo sviluppo della ricerca.